possiamo iniziare la quarta lezione, a cui abbiamo dato il titolo L'operaismo oltre l'operaismo, e cercheremo subito di spiegare il perché. E prima di farlo, confermo quello che già dicevo la volta scorsa, cioè che la prossima volta c'è un'inversione tra le due lezioni. La prossima volta ci sarà la lezione sulla figura di Romano Equati con Guido Borio, rimane tutto uguale, cioè sempre mercoledì 13 febbraio, rimane uguale l'orario alle 18. Concluderemo con ritornare ai principi in cui diciamo vedremo in qualche modo quello che possiamo definire lo stile operaista, cioè perché risponderemo a quella domanda che avevamo posto all'inizio del corso: perché parlare oggi di operaismo? Lo faremo vedendo quei percorsi tra gli anni 90 fino ad arrivare ai giorni nostri, sono stati definiti con un termine orribile e accademico, post operaismo, quindi la stagione delle riviste, le varie teorizzazioni, qual è stato il riscontro dal punto di vista dell'intervento politico e che cosa appunto oggi, perché oggi parliamo di operaismo e perché in qualche modo è possibile ritornare allo stile operaista, consapevoli che l'operaismo è una storia circoscritta, legata ad una fase particolare. E dicevo prima che subito il perché, no? Da un attimo una spiegazione del titolo, no? L'operaismo oltre l'operaismo. Siamo arrivati la volta scorsa alla fine della parabola di classe operaia, quindi al 1967 dal punto di vista cronologico, dal punto di vista politico allo scontro che si consuma, alla divaricazione che si consuma dentro classe operaia tra l'ipotesi trontiana dentro e contro il PC, quindi il tentativo di spostare il PC su posizioni rivoluzionarie a partire da quel quadro politico e da quel quadro di conquista teorica che è stato appunto l'operaismo dei Quaderni Rossi e di classe operaia. Invece chi ritiene che vada bisogna proseguire sulla strada, anzi intensificare la strada di un'organizzazione autonoma che poi darà vita a poter operare nel mezzo. Poi ci sono figure come ad esempio Equati che non seguono né un percorso né l'altro. Però in qualche modo possiamo dire che l'operaismo in senso stretto, se come dicevamo, ed è anche l'ipotesi di Steve Wright, ha nei Quaderni Rossi il proprio periodo di incubazione e ha in classe operaia, tra Gatto Selvaggio e classe operaia, il suo pieno sviluppo, in qualche modo finisce nel 1966. L'operaismo in senso stretto, no? Se gli vogliamo dare quell'accezione, no? Legata appunto ad una fase specifica, al ciclo montante di lotte dell'operaio massa che gli operaisti avevano saputo anticipare, no? A partire, insomma, avevano scommesso a partire dalla fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, quindi prima che il ciclo stesso si sviluppasse. E questa della la tesi di Tronti, no? Di questo periodo stretto dell'operaismo, no? Tronti dice Quaderni Rossi e classe operaia, appunto. Poi comincia un'altra storia, no? In quell'altra storia la costellazione operaista si frammenta, ognuno segue il proprio percorso. Da questo punto di vista la tesi è chiaramente delineata nell'intervista che è contenuta sul futuro anteriore e lo ribadisco sul sito di Autistici e consiglio vivamente la lettura dell'introduzione del volumone L'operismo degli anni 60 per chi non volesse prendere tutto il volumone. L'introduzione è stata estrapolata, è stato fatto un libretto indipendente ma estremamente ricco, estremamente denso, estremamente su cui riflettere, ecco, che si chiama Noi operaisti, di cui al momento
siamo sprovvisti, ma è che possiamo, insomma, poi magari anche durante, cioè, ovviamente ci sono anche delle richieste su dei libri specifici, usiamo anche il corso per farle, che così facciamo poi un ordine complessivo. E tutto sommato, seppur da una prospettiva opposta, non è molto diversa, diciamo, la lettura di Toni Negri, che ad esempio esprime in una ristampa di Classe Operaia che esce nel 1979, quindi stiamo parlando di una dozzina d'anni dopo la fine dell'esperienza della rivista, per una casa editrice militante che si chiama Macchina Libri. E nello stesso anno, quindi sempre nel 1979, viene sviluppata questa argomentazione nell'intervista sull'operaismo che viene curata da Paolo Pozzi e Roberta Tommasini, intervista appunto a Toni Negri, il cui titolo è Dall'operaio massa all'operaio sociale. L'intervista, pubblicata per una piccola casa editrice dell'epoca, è stata ristampata, se non ricordo male, nel 2007-2008, da Ombre Corte. E anche quello è sicuramente un materiale, un libro che vale la pena leggere per approfondire i temi che stiamo trattando. Il primo articolo era la ristampa di... e l'introduzione alla ristampa di Classe Operaia del 1979. Eventualmente la prossima volta posso anche, o magari anche un'introduzione abbastanza breve, 3-4 pagine, possiamo anche fare una scansione o fare delle fotocopie da far circolare, no? Inizia proprio con la domanda: perché oggi si ristampa quella rivista? Tutto sommato, Negri sostiene che non si può trovare di un'attualità rispetto alla situazione che si sta vivendo alla fine degli anni 70, ma si può più che altro trovare degli elementi di metodo che poi verranno pienamente sviluppati, secondo lui, negli anni successivi. Non la pensa in modo particolarmente diverso rispetto a questa collocazione storica e politica dell'operaismo anche Romano Alquati, che, come dicevo prima, non seguirà né Tronti nel Dentro e Contro il PC, né Toni Negri, Veneti e gli altri compagni nel percorso che avrebbe poi condotto alla formazione di Potere Operaio durante gli anni 70. Alquati si dedicherà, pur mantenendo comunque un contatto, soprattutto con i compagni di Potere Operaio, dialogando anche con alcune parti del sindacato, svilupperà, insomma, dei percorsi di inchiesta, uno in particolare di cui parleremo al termine della lezione, che porterà a un volume che si chiama Università di Ceto Medio e Proletariato Intellettuale, che si basa su un'inchiesta politica condotta dentro la Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Torino. Eppure, diciamo, pochi mesi dopo l'ultimo numero di Classe Operaia inizia quello che è stato chiamato il lungo 68 in italiano, che ha delle caratteristiche assolutamente peculiari sul piano internazionale, no? Noi sappiamo che il 68 è stato il primo vero movimento globale, no? Dagli Stati Uniti all'Europa, paesi del socialismo realizzato, fino ad arrivare alla rivoluzione culturale cinese, il Giappone, eccetera. Però ecco, il 68 italiano ha delle caratteristiche assolutamente particolari. Innanzitutto fu 68-69, non fu solo 68, cioè fu la combinazione tra rivolta studentesca e lotte operaie. Ed ebbe una durata lunga, cioè non si consumò in quell'anno, no? Il 68 francese, quello, diciamo, forse quello più noto dal punto di vista mainstream, in realtà si consuma nel giro di pochi mesi, con una fiammata assolutamente virulenta, che ha dei caratteri anche di riproduzione, di espansione a livello internazionale, ma non va oltre quel periodo. Invece vi è una durata lunga del 68 italiano, sarà in qualche modo 68-77, ancora una volta per giocare
con delle date simboliche, che però nel loro essere simboliche racchiudono dei processi di più lungo respiro. E in conseguenza anche delle differenti prospettive politiche che portano alla fine dell'esperienza di classe operaia, quindi che portano gli uni dentro e contro il PC, più dentro che contro forse, gli altri al tentativo di organizzare delle al tentativo di un'organizzazione autonoma, divergono anche i giudizi sul 68 e più complessivamente su quella fase politica. Per Tronti si è trattato di un felice abbaglio, lui lo definisce in questi termini. Trovate questa citazione che vi sto per leggere in un libro molto bello, per quanto discutibile in più parti. Io consiglio molto veramente la lettura dei testi di Tronti, anche delle cose più discutibili, perché hanno sempre una capacità, cioè sono sempre radicali, ma proprio nel senso letterale del termine, cioè arrivano sempre alla radice del problema. Poi, arrivati a quella radice del problema, uno può divergere sulle conclusioni che Tronti ne trae, però hanno sempre la capacità di porti a livello della radicalità. Se devi comunque criticare quell'impostazione lì, lo devi fare a partire dalla radice delle questioni, non dal suo epifenomeno. Scrive Tronti nella politica al tramonto, quel libro che esce alla fine degli anni 90, quindi una trentina di anni dopo gli eventi di cui stiamo parlando. Scrive: dalle lotte operaie ai movimenti di contestazione, come un sipario rosso calava e chiudeva il teatro di un'epoca. A noi, a molti, sembrò invece che un'epoca si aprisse. Il rosso all'orizzonte c'era, solo che non erano i bagliori dell'aurora, ma del crepuscolo. Per Tronti quell'abbaglio è stato felice perché consentiva di chiudere con la rappresentazione del vecchio mondo. Quindi Tronti in qualche modo rivendica pienamente, Tronti non smette mai di rivendicare l'esperienza operaista, eppure dice che un'esperienza operaista è stata vittima di un abbaglio, ha visto una potenzialità espansiva di generalizzazione sociale delle lotte operaie, mentre in realtà non ci rendevamo conto che più che essere, diciamo, il fuoco di un mondo che si apriva, era, diciamo, il crepuscolo di un mondo che si chiudeva. E chiudeva che cosa? Chiudeva per Tronti il grande Novecento. Per Tronti è il secolo della politica e del movimento operaio. Per Tronti l'esaurimento, questa è una tesi che porterà avanti tutti i suoi libri, da Con le spalle al futuro, che esce all'inizio degli anni 90, La politica al tramonto, fino ad arrivare all'ultimo, dello spirito libero, per Tronti in qualche modo Novecento, movimento operaio e grande politica vanno insieme. L'esaurimento del movimento operaio segna l'esaurimento del Novecento e segna l'esaurimento della possibilità della grande politica. Dopo tutto sarebbe stato piccolo Novecento, piccola politica. E secondo Tronti qui bisognava ricollocare la teoria e la pratica. Dice Tronti: rallentando sulla curva della pratica, accelerando sul rettilineo della teoria. Frase che evidentemente contiene un'ambiguità di fondo, perché ciò significa che in qualche modo Tronti tenuto insieme appunto da questa straordinaria radicalità teorica, che non è mai venuta a meno, ripeto, fino ad arrivare alle cose contemporanee e odierne, e una pratica politica che va in tutt'altra direzione, in direzione apparentemente opposta. Però ecco, credo che avere questa chiarezza di identificare l'ipotesi, no, secondo lui, che cosa è stato l'operaismo, dove era collocato, quanto è durato, e quello che lui chiama abbaglio, credo che sia una cosa estremamente importante.
E per il potere operaio veneto emiliano, teniamo conto che in Veneto il potere operaio inizia prima, no? Già a metà degli anni 60 si crea il potere operaio veneto emiliano, e poi per chi avrebbe dato vita all'esperienza del potere operaio nazionale, invece quel rosso chiaramente non indicava il crepuscolo, ma indicava l'aurora di un nuovo mondo. Un'aurora autonoma dentro le fabbriche, come ad esempio avveniva nell'intervento politico a Porto Marghera, è un'aurora possibile fuori, come avveniva nelle università messa a soqquadro dalla rivolta degli studenti. Nell'impostazione comunque degli operaisti dovevano essere gli studenti ad accodarsi alle lotte operaie, lì era la forza, lì era la linea centrale, lotta operaia. Gli studenti in qualche modo dovevano riuscire ad accodarsi a quella, a ricomporsi, a ricombinarsi con quella forza egemone. Senza le lotte operaie, il 68 rischiava di essere quel mero fenomeno di modernizzazione dell'Italia che per Conti in realtà alla fine sta. È importante da segnalare un articolo che esce proprio in modo contestuale ai fatti, in presa diretta. Lo scrivono Sergio Bologna e Giairo Daghini, che partecipano direttamente al Maggio francese. L'articolo viene pubblicato dai Quaderni piacentini. Il titolo è Maggio 68 in Francia, e anche in questo caso c'è una utile ristampa che è stata fatta una decina d'anni fa dalla casa editrice Deriva Prodi come libretto indipendente. Secondo Sergio Bologna e Giairo Daghini, quindi due figure importanti in classe operaria, che poi saranno figure estremamente significative in potere operaio in vari percorsi degli anni 70, in quelle giornate del maggio francese, in quelle giornate di insurrezione metropolitana, si possono scorgere delle tracce significative per ripensare la rivoluzione, per ripensare il rapporto tra operai e studenti, per ripensare il carattere di unificazione politica di massa che è contenuto nel movimento francese. Negli stessi anni Sergio Bologna, a partire anche dalla propria esperienza lavorativa all'Olivetti, Bologna lavorava all'Olivetti, inizia a sviluppare un discorso sui tecnici, che era interpretata come una sorta di figura ponte tra gli operai e gli studenti. Già Alquati, nella sua inchiesta all'Olivetti, che è riuscita a date sul secondo e sul terzo numero di Quaderni Rossi, si era soffermato sul ruolo dei tecnici, mettendo in evidenza soprattutto la crescente contraddizione tra la socializzazione del processo produttivo e la funzione sempre più esclusivamente politica della gerarchia capitalistica. Cioè, i tecnici di fatto stavano subendo un processo di proletarizzazione. Di fatto vi era una socializzazione produttiva che metteva in circolazione la figura dell'operaio e la figura del tecnico. Di fronte a questa socializzazione produttiva, il capitale continuamente costruiva delle gerarchie che non avevano una funzione utile rispetto al processo produttivo sempre più socializzato, ma in realtà avevano una funzione politica. Una funzione volta a impedire dei processi di ricomposizione e unificazione degli interessi tra figure che dovevano essere mantenute formalmente distinte, laddove anche invece venivano progressivamente unificate dal processo produttivo. Trovate questo discorso sui tecnici, proprio chiamato il discorso sui tecnici, in un articolo uscito nell'ottobre del 65, scritto da Sergio Bologna, su classe operaia. Non tutti avevano questa visione, ad esempio Tronti aveva una visione diversa, Tronti i tecnici erano in qualche modo un qualcosa di estremamente distante rispetto alla forza operaia.
In questo articolo Bologna mette in discussione l'idea diffusa in vari ambienti sindacali, anche in vari ambienti della sinistra sindacale, mette in discussione l'idea secondo cui il tecnico sarebbe una figura politicamente più avanzata nelle lotte, perché più avanzata dal punto di vista della produzione capitalistica. In alcuni ambienti sindacali ci si inizia a occupare dei tecnici esattamente in questa prospettiva. Nel momento in cui, nella gerarchia capitalistica, in quella che Alquati ci diceva essere una gerarchia ormai quasi esclusivamente politica, nel momento in cui tecnici sono una figura avanzata, questa figura dovrà essere avanzata anche dal punto di vista delle lotte. Bologna riprende criticamente questo discorso in un altro testo che scrive insieme a un sociologo che si chiama Francesco Ciafaloni, in un lungo testo che esce nel 1969, nel marzo del 69, sui Quaderni Piacentini, e il cui titolo è I tecnici come produttori e come prodotto. I tecnici come produttore e come prodotto, già il titolo è significativo. I tecnici inseriti dentro il processo produttivo, ma anche la figura del tecnico come prodotto da quella gerarchia politica capitale. La questione dei tecnici, che teniamo conto, soprattutto se trattate in questi termini, era estremamente, di anticipazione, di avanguardia, in quegli anni viene ripresa anche da Potere Operaio, sulla Classe, che è un giornale che esce tra il maggio e il settembre del 1969, di cui parlerò successivamente, e credo proprio sul primo numero della Classe, c'è un articolo dei tecnici, sulle lotte dei tecnici della FATME di Roma, ed è interamente dedicato ai tecnici, uno degli dei quattro opuscoli Potere Operaio che escono tra il 1970 e il 1971, che si chiamano Linea di massa. Sono proprio dei librettini su delle questioni specifiche, e questo qua è dedicato interamente ai tecnici, e Bologna ovviamente collabora alla sua stesura. Gli altri tre sono sulla SNAM Progetti, sulla scuola e su Porto Marghera, no? Per dire la centralità che veniva assegnata, o l'importanza quantomeno che veniva assegnata alla questione. In questi discorsi troviamo degli elementi importanti, da un lato per sconfiggere le mitologie della tradizione socialcomunista, dall'altro per definire ulteriormente il rapporto tra composizione tecnica e composizione politica in classe, cioè in questi discorsi di critica a quell'impostazione sindacale che vorrebbe nei tecnici una figura più avanzata dal punto di vista delle lotte, perché più avanzata dal punto di vista capitalistico. Ovviamente viene messa in discussione ancora una volta l'icona dell'operaio tipica la tradizione socialcomunista italiana e internazionale, che lo riduce a una questione di pura muscolarità, a una questione di nervi, a una questione di manualità, come se la verità della collocazione di classe fosse data dalle mani callose, dalla tuta sporca di grasso. Al contempo viene criticata appunto quell'idea deterministica che in qualche modo pensa a una immediata simmetria tra gerarchia capitalistica e gerarchia delle lotte. Da qui discendeva un'attesa messianica per un conflitto che deve necessariamente esplodere nei punti avanzati della produzione capitalistica. Ricordate nell'introduzione, chiamata linea di condotta, operaio e capitale, scritta da Tronti, in cui diceva bisogna mettere a critica quella traduzione lineare di quella frase di Marx secondo cui l'anatomia dell'uomo spiega l'anatomia delle scimmie, per cui dobbiamo attenderci continuamente la rivoluzione negli Stati Uniti oppure in Inghilterra, o comunque nel punto avanzato del capitale. Ed è la stessa impostazione questa simmetricità tra gerarchie capitalistiche e gerarchie delle lotte, per cui ad esempio negli anni 30
in Unione Sovietica, il capocellula delle fabbriche era appunto il tecnico o comunque l'operaio dotato di maggiori competenze professionali. Cioè l'idea era che quella figura produttiva collocata in modo più avanzato, più alto dal punto di vista della gerarchia capitalistica, della gerarchia del lavoro, fosse anche la figura che è dotata di maggiore coscienza politica, questo in modo piuttosto deterministico. Invece Bologna, i Quarti e gli altri compagni ci dicono una cosa radicalmente diversa e ci dicono: noi non è che ci occupiamo dei tecnici in quanto figura più avanzata dal punto di vista della gerarchia capitalistica dentro le fabbriche. L'elemento che in questa specifica fase rende quella figura interessante, che rende quella figura potenzialmente un ponte di ricomposizione tra la rivolta studentesca e le lotte operaie, quindi che rende quella una figura potenzialmente politica, potenzialmente antagonista, e il loro essere situati su una possibile faglia di crisi all'interno della divisione capitalistica del lavoro, cioè essere collocati su quella faglia di crisi tra la socializzazione sempre più spinta del processo produttivo e il ruolo sempre più direttamente politico della gerarchia capitalistica. I tecnici sono collocati lì dentro. Questo loro essere collocati su quella faglia di crisi, i loro comportamenti li rendono sempre più simili agli operai, i loro interessi li spingono contro i padroni. Lì per noi si apre un campo potenzialmente interessante, utile da esplorare, da sperimentare dal punto di vista dei processi di ricomposizione. E per dirlo in sintesi, non è la collocazione di classe a determinare la lotta, ma al contrario è la lotta a determinare la collocazione di classe. Per dirla con Tronti, non c'è classe senza lotta di classe, è sempre la lotta a determinare la propria appartenenza di classe. Senza lotta la classe non esiste come classe politica, ma esiste esclusivamente come classe sociale. Ecco, questo è, diciamo, un elemento assolutamente fondante di quel rapporto tra composizione tecnica e composizione politica che abbiamo ampiamente trattato in queste lezioni. Quindi non vi è alcuna simmetria, non vi è alcun determinismo tra composizione tecnica e composizione politica. E a essere centrale la composizione politica non è necessariamente la figura centrale nella composizione tecnica. Ancora una volta bisogna rovesciare il punto di vista, bisogna cambiare segno, come ci diceva il Tronti di Lenin e Lenin in Inghilterra. La centralità dell'operaio massa non era data dal proprio ruolo centrale dentro i processi di accumulazione capitalistica, né era una centralità dal punto di vista quantitativo. L'operaio massa anche all'interno della composizione proletaria non sarà mai quantitativamente maggioritario, sarà sempre una minoranza, ma una minoranza collocata in una fase specifica dentro una faglia di potenziale crisi. Quindi la centralità dell'operaio massa era data dai comportamenti di intrinseco rifiuto e potenziale antagonismo che portava dentro i gangli nevralgici del processo produttivo in cui era situato. Ed è la lotta a decidere anche della funzione politica del salario. Il salario, nella storia del movimento operaio e oltre il movimento operaio, non ha sempre una funzione politica. Possiamo anzi dire che in una minoranza di situazioni il salario ha una funzione politica, è sempre legato alla lotta. Del resto, se noi guardiamo alla storia lunga, a partire dal conflitto di classe, del capitalismo, a partire dall'Ottocento,
le fasi di lotta sono un'eccezione. La maggior parte sono fasi, diciamo, come quella che noi stiamo vivendo. E il salario non è sempre una variabile politica. Lo può diventare se c'è un soggetto in grado di trasformarlo in un campo di battaglia. Altrimenti rimane una questione vertenziale. Il sindacato nasce fondamentalmente per questo. Nasce per vendere al miglior prezzo possibile la propria merce, che è la forza lavoro. Il sindacato ha questa funzione qua, nasce in questa dimensione. E è sempre la forza delle lotte a trasformare il salario in una questione politica e a trasformare il sindacato in un qualcosa di utilizzabile. Il sindacato, in qualche modo, contratto in carne umana, deve vendere la carne al miglior prezzo possibile. È sempre sono sempre le lotte a rovesciare questa funzione del sindacato e a fare appunto del salario un campo di battaglia politico. In quelle fasi di lotta, come è avvenuto ad esempio negli anni 60, ma non solo negli anni 60, il salario cessa di essere mera questione contrattuale per divenire bottino di guerra, cioè terreno di scontri di potere. L'idea non è più: voglio semplicemente qualcosina in più, voglio vendere a un prezzo migliore la mia forza lavoro. Io voglio potere. Io voglio appropriarmi di un bottino di guerra che non è legato a nessuna legge bronzea. Per rifarsi a Marx, non esiste il giusto salario, non esiste da nessuna parte il giusto salario. Il salario è sempre un terreno di conquista operaia di quel bottino o di conquista capitalistica nel momento in cui riesce a fare lavorare la propria controparte per meno soldi possibili, quindi aumentare i propri margini di profitto, oppure farla lavorare gratis, come avviene oggi. Questa idea diffusa nella contemporaneità per cui il lavoro deve essere pagato è un'idea completamente idealistica, che non sta scritta da nessuna parte. Se i capitalisti possono far lavorare i proletari senza pagarli e hanno i rapporti di forza per farlo, lo faranno senza scrupoli, non si attengono a nessun criterio morale ed etico. Quell'idea di il lavoro deve essere pagato è un'idea che si attiene a dei criteri morali ed etici che non esistono assolutamente nella materialità dei rapporti di forza dello scontro di classe nel capitalismo. I padroni non ragionano mai così, purtroppo, talvolta dalle nostre parti si ragiona in questi termini. Ad esempio, quella parola d'ordine, no, tipica dell'operaio massa, che troverà pieno sviluppo a Porto Marghera, lotta alla Fiat, aumenti uguali per tutti, l'accento non va posto tanto sulla questione degli aumenti, va posto sulla questione degli uguali per tutti. Cioè è la rivendicazione pratica, è la pratica di un terreno di eguaglianza che mette in discussione le gerarchie costruite dal capitalista, le gerarchie costruite dal padrone, quelle gerarchie che, ci dice Alquati, hanno una funzione immediatamente o addirittura meramente politica. Così come nella pretesa di più soldi e meno lavoro vi è un'immediata rivendicazione di potere, cioè non vogliamo un giusto salario, non vogliamo essere pagati per quello che produciamo. Noi vogliamo dei soldi sganciati dal lavoro e dalla produttività. Tendenzialmente vogliamo dei soldi in cambio di niente. Vogliamo dei soldi contro il lavoro e la produttività, perché il lavoro e la produttività è un affare nostro. Noi vogliamo i soldi per stare bene, per sganciare le nostre vite dal lavoro. Un'immediata rivendicazione di potere. C'era una canzone di quel periodo che diceva: se il padrone offre 10 noi vogliamo 100, se il padrone offre 100 noi vogliamo 1000. Come dire, quella dinamica salariale va inflazionata. Non è il problema di avere un salario migliore, meno lavoro, più salario. Noi vogliamo far saltare quella dinamica
salariale, per sganciare appunto le nostre vite dal lavoro. Negli anni 70, con l'ascesa politica di quella figura che verrà chiamata operaio sociale, su cui torneremo nella fase conclusiva della nostra lezione, il terreno di scontro si sposta sulla riappropriazione di reddito sociale, cioè dal salario alla riappropriazione di reddito sociale, ancora una volta in termini di scontro sociale, ancora una volta in termini di lotta di classe, ancora una volta in termini di rapporti immediatamente di potere. Torniamo adesso alla storia, alla rivendicazione dentro la costellazione operaista. Abbiamo detto 67, poi c'è 68, 69, a cui gli operaisti, la costellazione operaista arriva ancora una volta divisa, no? Divisa tra percorsi che si divaricano e che a un certo punto negli anni 70 arriveranno anche a contrapporsi. Tra maggio e agosto del 1969 esce un giornale che si chiama La Classe, che si definisce nel sottotitolo Giornale delle lotte operaie e studentesche. Inizialmente pensato come un settimanale, ne escono solo 13 numeri che però ricoprono una grossa rilevanza rispetto ai percorsi di cui stiamo parlando. Viene fatto a Torino, che in quel momento è l'epicentro delle lotte operaie, ma in qualche modo anche anticipo un po' le lotte studentesche. La prima occupazione fu fatta a Palazzo Campana, in realtà non nel 67, nel 68, ma già nell'autunno del 1967. Palazzo Campana era l'allora Università di Torino. Poi nel 1969 ci sarà Corso Traiano, insomma, è lì che è un po' l'epicentro dello scontro operaio, l'epicentro del 68-69. A Torino quindi si trasferiscono, diciamo, i compagni, le avanguardie politiche che poi daranno vita a Potere Operaio, ma non solo loro, anche quelle che poi daranno vita a Lotta Continua. Si trasferiscono da Porto Marghera, da Milano, da Roma, i nomi sono tanti da citare, insomma, si trasferiscono Toni Negri, Sergio Bologna, Giairo Daghini, Emilio Vesce, Franco Piperno, Oreste Scalzone, Ferruccio Gambino, Lauro Zagato e Alberto Magnani. Un militante di riferimento per l'intervento diretto alla Fiat e nella Lega degli Studenti Operai è Mario, detto Marione Dalmaviva, compagno che si era trasferito a Torino in realtà da poco tempo, proveniva da Roma ed è stato appunto un compagno assolutamente centrale nello sviluppo di tutta quella fase politica dell'intervento. Data la sua morte, si narra che tenesse un picchetto alle porte di Mirafiori da solo. È interessante sempre nell'intervista su Futuro Anteriore quando lui ci parla di qual è stata la sua formazione, no? Che penso che sia significativo anche per dare un'idea, no? Di come si diventa militanti. Queste storie, un po' come ci invitava a fare ai quattro, dovrebbero essere lette anche in questo senso, no? Ragionare sulle biografie, ragionare sugli incroci, ragionare anche sui background familiari, eccetera, può essere utile perché ci danno appunto varie tipologie di come si diviene militante, quelli che poi sono i percorsi militanti. Ascoltiamo quello che ci dice Dalmaviva, che dice: la mia formazione è molto atipica perché non ero nato in una famiglia né comunista né socialista né sindacalista. È stata una scelta di campo con un po' di avventura, un po' di superficialità. In buona sostanza avevo visto che il mondo stava cambiando e non avevo nessuna voglia di stare fermo. Ma capisce? Capite? Nella sua semplicità, però è un'affermazione significativa, no? Sta a Roma, ci dice Mario Dalmaviva, lavora per Bolaffi, fa la vita del guadagna bene, fa la vita del giovane signore, viene da una famiglia che non ha nessun tipo di connotazione politica, pensa tutt'altro, a un certo punto si rende conto che dal punto di vista sociale sta succedendo qualche cosa e non vuole rimanere fermo
e vuole partecipare, non solo assistere, ma vuole partecipare direttamente a quello che sta succedendo. Quindi prende la sua 500, anche lì si narra che togliesse il sedile davanti, si sedesse direttamente su quello dietro, perché era arrivata da un peso, insomma, da un peso massimo notevole, e quindi parte, va a Torino e partecipa direttamente a questo mondo che sta cambiando. Vi partecipa diventando una delle figure centrali dell'assemblea studenti operai che si riuniva alle Molinette di Torino, che sarà un po' quell'assemblea, quella lega che in qualche modo terrà insieme esattamente la rivolta studentesca e le lotte operaie, da cui poi nascerà anche la convocazione della manifestazione di Corso Traiano del 3 luglio, insomma, che ricoprirà un ruolo decisamente importante in quella fase storica. Tra l'altro sarà proprio all'interno della Lega Studenti Operai che Dalmaviva coniera quel nome, lotta continua, che poi verrà ripreso dall'organizzazione, appunto. Lotta continua. Ed è in quell'esperienza della classe, che è significativo da leggere perché ci sono degli articoli importanti, appunto, che restituiscono appunto dal vivo, dalla carne viva dei processi, delle lotte, l'articolo sui tecnici, insomma, una capacità di anticipazione ma anche di prefigurazione di quello che sarebbe avvenuto dopo. Ecco, è in quell'esperienza della classe che si consuma anche la divisione tra quello che sarà potere operaio e quella che poi sarebbe diventata lotta continua. Una divisione che emerge con chiarezza nel convegno nazionale delle avanguardie operaie studentesche che si tiene al Palasport di Torino alla fine di luglio del 1969. All'inizio di quel mese, appunto il 3 luglio, era partita da Mirafiore una manifestazione per la casa di operai e studenti, convocata appunto dalla Lega operai e studenti, che si dirigeva verso la periferia dormitorio di Nichelino, e che poi avrebbe ingaggiato lunghe ore di scontro arrivati all'altezza di Corso Traiano. Mirafiori e Nichelino, stata tutta dritta, ci corre in mezzo Corso Traiano, e lì c'è questo prolungato scontro con la polizia, che in qualche modo nella simbologia dei grossi eventi degli anni delle lotte operaie degli anni 60 va sicuramente insieme a Piazza Statuto del 1962, alle manifestazioni di Genova del 1960, e che sicuramente è forse l'evento simbolicamente più potente del 68 e 69 italiano. L'anno prima di Corso Traiano, della classe, della nascita di potere operaio, quindi all'inizio del 1968, era uscito il primo numero di un'altra rivista, una rivista che si chiama Contropiano, un quadrimestrale che viene fondato da Alberto Asorrosa, Massimo Cacciari e Tori Negri. Vi prendono parte anche Rita Di Leo e Mario Tronti, seppur questa volta con un ruolo più defilato rispetto al che aveva in Classe Operaia, di cui era direttore. Negri si sfila presto, praticamente dopo il primo numero, per gli ormai noti e sanabili contrasti rispetto al rapporto con il PC e con le istituzioni del movimento operaio, e tuttavia per la rivista scrive due articoli che poi verranno ripubblicati in un libro dei materiali marxisti da Collana di Feltrinelli. Uno è La teoria capitalistica dello Stato del 29, John Maynard Keynes, e Marx sul ciclo e la crisi. Sono due articoli, anche questi, di cui consiglio la lettura, perché in qualche modo, con un punto di vista solidamente operaista, Negri spiega come il keynesismo, con buona pace sinistra fino ad arrivare ai giorni nostri, non sia stato, diciamo, i due articoli si chiamano
la teoria capitalistica dello Stato nel 29, John Maynard Keynes e Marx sul ciclo e la crisi, appunto pubblicati su Contropiano e ripubblicati in Operai e Stato. E Negri ci spiega che in realtà Keynes non è stato, diciamo, il protagonista del riformismo tanto agognato dalla sinistra, ma che il keynesismo è stato semplicemente la risposta non alle contraddizioni interne al capitale, bensì alla grande paura che tra i padroni ha generato la rottura dell'ottobre bolscevico del 17 sovietico. Non ci sarebbe stato Keynes senza Lenin. Questo è la grande, il modo in cui possiamo sintetizzare i due importanti saggi. A differenza delle altre riviste che abbiamo visto e che vedremo oggi, Contropiano non è collegato a un intervento politico ipotetico o reale. Si pone sul piano della battaglia nel campo della cultura, nell'affondo e nell'appropriazione del grande pensiero della crisi, no? Il cacciare di crisi, appunto, il grande pensiero della decadenza borghese, con forti accenni razionalistici o apertamente conservatori. Di tutt'altro tipo, ovviamente, la funzione del giornale Potere Operaio, il cui primo numero esce nel settembre del 1969, quindi siamo subito all'indomani di Corso Traiano, e ovviamente quella del giornale Potere Operaio una funzione immediatamente organizzativa e di intervento politico. Ci saranno nel corso degli anni, tra il 69 e il 73, tre versioni di Potere Operaio. Ci sarà il settimanale, il mensile e poi il Potere Operaio lunedì. Potere Operaio ha vari gruppi nel centro-nord, più o meno radicati nelle fabbriche, più o meno radicati dal punto di vista dell'intervento sociale, con un'evidente difficoltà invece al sud, per quanto ci saranno vari tentativi. Nell'organizzazione del gruppo l'operaismo in qualche modo si incarna in un corpo relativamente di massa. Abbiamo visto come Quaderni Rossi prima e Classe Operaia dopo stessimo veramente parlando di quattro gatti, comunque di piccoli gruppi. Potere Operaio diventa invece in qualche modo un'organizzazione relativamente di massa, marcando ovviamente delle discontinuità con le esperienze che l'hanno preceduto, ma soprattutto la discontinuità sta dentro lo stesso mutamento del contesto, della composizione di classe. Il ciclo di lotte dell'operaio massa in realtà è già declinato. Forse quel discorso che fa Tronti sul rosso del suo culmine, ecco, in qualche modo va preso con serietà. E tutto sommato possiamo leggere la parabola di Potere Operaio, di cui adesso possiamo anche leggere nei due volumi, adesso ne è uscito uno scritto da Marco Scavino, a breve dovrebbe uscirne un secondo, lo trovate qua. E possiamo dire che la parabola di Potere Operaio è racchiusa, ancora una volta volendo giocare con i simboli, tra Corso Traiano nel 1969 e i fazzoletti rossi di Mirafiori. I fazzoletti rossi di Mirafiori è quel con i fazzoletti rossi di Mirafiori vengono indicati quel ciclo di occupazioni, scioperi, cortei, blocchi interni del marzo del 1973 alla fabbrica Mirafiori, cui gli operai appunto portavano questi fazzoletti rossi che caratterizzarono poi il nome con cui è passata la storia quella specifica fase di lotta. Era una lotta non per il lavoro ma contro il lavoro, con dei comportamenti, una soggettività operaia, perché per quanto interna alla fabbrica
già segnava una trasformazione dell'operaietà sul piano sociale. In qualche modo i fazzoletti rossi di Mirafiori non sono più espressione dei tipici comportamenti operai, ma di operai che già in qualche modo vanno oltre la fabbrica. Anche qua c'è una segnalazione, se si riesce a trovare, di lettura, che è il numero zero di Controinformazione, uscita appunto nel 1973, in cui c'è un lungo testo di analisi e di inchiesta appunto sui fazzoletti rossi di Mirafiori, che venne fatto prevalentemente da Toni Negri e da Battista Borio, che è il compagno e il fratello di Guido, il compagno che verrà la prossima settimana a parlare di Romano e Quaglia. Anche Battista Borio faceva parte di Poter Operare. L'organizzazione rafforza i suoi rapporti anche sul piano internazionale, tanto da avere una specifica commissione dedicata al piano internazionale. Ci limitiamo a citarne alcuni di questi rapporti. Rapporti con la Germania, in particolare attraverso Sergio Bologna e soprattutto con Karl-Heinz Roth, militante e autore di un libro uscito anch'esso per la collana Materiali Marxisti, dal titolo L'altro movimento operaio. Fondamentalmente Roth traccia la genealogia dell'autonomia operaia in Germania. Ci sono i rapporti con gli Stati Uniti e con il Canada, in particolare con la League of Revolutionary Black Workers di Detroit, tra cui spicca il nome che già abbiamo incontrato di James Boggs, no? Ricordate James Boggs, quella figura in rapporto con Sailor James, autore di un testo particolarmente significativo di un diario operaio da Detroit, e quindi una figura in cui, diciamo, il tema della classe immediatamente assume dei connotati direttamente legati alla questione della razza. Su questo invito alla lettura dell'intervista Ferruccio Gambino e a Bruno Cartosio. Poi ci sono i rapporti con la Francia e con la Svizzera, con la Francia in particolare con Jean Mouillet Boutang e con la Svizzera con Christian Marazzi, che è un giovane legato all'esperienza di lotta di classe, che era un giornale con una piccola organizzazione nel Canton Ticino molto legata appunto al potere operaio. E tra l'aprile del 70 e il maggio-giugno del 71 vanno anche segnalati due numeri di Compagni. Compagni è un Compagni si chiama, tra il 70 e il 71, tra l'aprile del 70 e il giugno del 71. È un'iniziativa partita da Potere Operaio e volta ad aprire una riflessione sui movimenti internazionali. Contrastato e il rapporto è molto contraddittorio, il rapporto di Potere Operaio con il nascente femminismo. Qua mi limito semplicemente a un accenno, perché poi rimando alla lezione fatta la scorsa settimana qua a Gateway da Anna Curcio nel seminario sul femminismo, e quindi mi limito a una segnalazione, a un accenno, insomma, del gruppo Potere Operaio non fanno parte molte donne. Dal punto di vista delle militanti più attive, fanno parte Alisa Del Re, Maria Rosa Dalla Costa, che poi in qualche modo saranno legate a percorsi femministi tra loro in parte sì, con dei tratti comuni, ma anche con dei forti tratti di divergenza. Maria Rosa Dalla Costa ed altre compagne nel 1972 rompono con Potere Operaio, escono e danno vita a lotta femminista, che fa parte di una campagna internazionale per il salario e il lavoro domestico, che in qualche modo è sicuramente una declinazione, uno sviluppo operaista del femminismo, no? Legata alle lotte e alle rivendicazioni delle operaie della casa. Anche lotta continua, in qualche modo, è attraversata da echi operaisti.
poi acqua. No, no, ce n'è, ce n'è. Diciamo che lotta continua è in qualche modo attraversata da degli echi operaisti, no? Lo stesso Adriano Sofri aveva seguito da vicino tanto Classe Operaia quanto la classe, collabora anche in parte alla classe, e il suo gruppo a Pisano si chiamava addirittura Potere Operaio. Le differenze con Potere Operaio sono però assolutamente evidenti. In lotta continua confluiscono figure con provenienza molto diversa, non di rado vicine, potremmo dire, al cattolicesimo sociale, e da qui possiamo dire che in lotta continua c'è un discorso meno di classe e più populista, dando all'accezione populista non ovviamente la connotazione che si darebbe oggi, un termine ormai non significa assolutamente nulla, che andrebbe vietato. Essici, in quanto sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista politico, ma è proprio del populismo classico, del populismo tradizionale, quindi della nobile tradizione del populismo russo della fine dell'Ottocento, dell'andare al popolo in un senso di redenzione della propria condizione sociale, ma anche di possibilità di trasformazione e rottura rivoluzionaria. Questa connotazione, diciamo, più incasinata dal punto di vista teorico e ideologico, ha tuttavia permesso a lotta continua, questo va anche detto, alcune felici intuizioni. Ne cito un paio. Una, ad esempio, è al ruolo che ha avuto durante la rivolta di Reggio Calabria, rivolta che aveva dei tratti assolutamente ambigui. E però invece lotta continua ne intuì per tempo quella che era il potenziale legato al sud. Bisogna anche dire che lotta continua del sud ha avuto sicuramente uno sviluppo maggiore rispetto a potere operaio. L'altra intuizione, la parola d'ordine riprendiamoci la città, che indicava l'urgenza di andare oltre la fabbrica. In quell'impostazione appunto caotica, non poteva mancare dentro lotta continua il discorso sull'antifascismo, che, come avevamo già visto nella prima lezione, è una pratica, un'ideologia che caratterizzava molti gruppi del tempo. I miti della resistenza, di una resistenza tradita, di una resistenza da riprendere, di una resistenza da ripetere di fronte alle nuove svolte autoritarie, al Cile, alla Grecia dei colonnelli, eccetera, eccetera, segnava anche delle opzioni di lotta armata. C'era chi riteneva che fosse arrivato il momento della clandestinità proprio perché in qualche modo c'era in corso una svolta autoritaria. Lo stesso Gian Giacomo Feltrinelli, tutto sommato, aveva un'impostazione di questo tipo legata al fochismo guevariano. Invece per Potere Operaio, come più tardi sarà per l'autonomia, come già diceva Valerio durante il primo incontro che abbiamo fatto, non vi è alcuno spazio per un discorso antifascista. Un discorso, un'ideologia antifascista in questi termini classici. Ovviamente vi è una pratica antifascista legata a delle necessità, delle urgenze, di agibilità politica territoriale, ma è sempre vissuta come un terreno arretrato, come un terreno democraticista, come un terreno frontista, un terreno che distoglie rispetto alla centralità che è la centralità dello scontro di classe. Ed è una pratica, tra l'altro, che quando viene portata avanti, ad esempio, soprattutto il servizio d'ordine del potere operaio romano, porta anche a dei disastri non da poco, come ad esempio nel catastrofico rogo di Primavalle. Del resto l'antifascismo, già lo dicevamo al primo incontro, era usato dal PC contro i movimenti autonomi, che erano definiti Luntorelli, che erano definiti coloro che, i provocatori, che in qualche modo disperdevano
no, le conquiste del movimento operaio. Dicevamo anche la volta scorsa, no, l'antifascismo può essere simbolicamente ritratto, no, in quell'immagine con i partigiani ridotti alle immaginette poste lì sul sacrario davanti al Nettuno, il servizio d'ordine del PC che li difende contro gli autonomi che invece vogliono assalire, vorrebbero assalire quelle immaginette. Quindi l'antifascismo è usata in chiave reazionaria dal PC, non è usata direttamente contro i movimenti. Non a caso gli autonomi vengono definiti anche diciannovisti, con riferimento a quelle figure che diedero vita al primo fascismo, no? Quelle figure degli arditi, eccetera, eccetera, quelle figure, diciamo, quel prodotto di quello sconquasso, di quel terremoto antropologico rappresentato dalla prima guerra mondiale, che poi si ritrovano appunto nel primo fascismo. Ciò dovrebbe in realtà portare a una riflessione storica che ovviamente richiede ben altro spazio, che qui accenno solamente, sull'ambivalenza del diciannovismo e sull'incapacità delle forze rivoluzionarie di piegare appunto il diciannovismo in una direzione opposta a quella che poi in realtà ha. E tra il 72 e il 73 matura la crisi interna a Potere Operaio, matura la crisi in parallelo con ciò che avviene anche dentro gli altri gruppi. Il 73 sarà un momento abbastanza di passaggio significativo, perché insieme alla crisi di Potere Operaio un po' tutti i gruppi vanno in crisi. Le ragioni sono molteplici, a partire dalla forma dell'organizzazione. Nelle ricostruzioni più ricorrenti si tende a sottolineare, dentro il dibattito, lo scontro e poi la rottura interna, alla centralità della questione del partito insurrezionale, no? Che dopo la spaccatura sancita nel famoso convegno di Rosolia del maggio del 73 porta la parte legata negra della vita all'esperienza della nascente autonomia, e quella romana di Piperno, dei fiorentini e in un primo momento dei veneti, che entrano nell'autonomia solo successivamente, quelli che sono i collettivi veneti, fino al 75 rimangono in quello che era Potere Operaio, entrano poi a far parte dell'autonomia operaia due anni dopo, e a tentare insomma di dare continuità a Potere Operaio. Vi sono anche altri compagni come Sergio Bologna, Giairo Daghini, Lapo Berti, Franco Berardi Bifo, che con posizioni tra loro differenti se ne erano già andati, profondamente critici, soprattutto rispetto a quella che a loro modo di vedere era una stretta di irrigidimento iperorganizzativista intrapresa dal gruppo. Al di là delle valutazioni che si possono dare rispetto alle singole posizioni che troverete ricostruite nei volumi di Marco Scavino, emerge qui, come in tutte le esperienze operaiste, un limite complessivo. Cioè, potremmo dire l'incapacità, che poi in vari ritornano in chiave, diciamo, autocritica, di individuazione di quelli che sono stati i limiti dell'esperienza. Questo qua lo sottolineo, io credo che quando si parla di esperienze politiche, di esperienze rivoluzionarie, non si fa solo per tracciare una genealogia o un'eredità, lo si fa anche per ragionare su quelli che sono stati i limiti. Credo che la prima cosa dovrebbe essere mettere in evidenza i limiti insieme alle ricchezze delle varie esperienze, se no anche noi poi facciamo della geografia, costruiamo delle icone, costruiamo delle immaginette sacre che poi fanno la fine del sacrario dei partigiani. Ecco, questo limite è, potremmo dire, l'incapacità di tradurre in forme organizzative adeguate una composizione di classe mutata, di cui sul piano teorico, parzialmente anche sul piano pratico, si sono spesso riusciti ad anticipare delle movenze, delle caratteristiche, una soggettività. Anzi, potremmo dire, questo lo dicono
vari protagonisti dell'esperienza, che quello dell'organizzazione è il buco nero di tutte le esperienze operaiste, tutte le esperienze della costellazione operaista, indipendentemente poi dal percorso che hanno intrapreso. Lo abbiamo visto per Potere Operaio, ma in qualche modo anche dentro l'autonomia nelle sue varie declinazioni esisteranno varie sperimentazioni territoriali importanti di organizzazione dell'operaio sociale, che non potranno però andare oltre il loro carattere frammentario. Tronti, dentro e contro il partito, formulerà nel corso degli anni 70 l'ipotesi che già accennavamo l'altra volta, l'ipotesi dell'autonomia del politico, partendo dal presupposto che la classe da sola, pur nell'apice delle sue lotte, come era stato a metà degli anni 70, non ce la può fare. Cioè, Tronti dice, la classe ha espresso tutto ciò che poteva esprimere, la forza operaia, più in là di questo non può andare. Serve per diciamo, portare quella forza operaia che sta agendo dentro e contro la fabbrica, uno strumento capace di agire dentro e contro lo Stato. Serve appunto il partito. Serve un partito capace di essere dotato dell'autonomia del politico, capace quindi di fare ciò che da sola la classe operaia non può fare. Questa è circa 72. Questo inizia sì dall'inizio degli anni dagli anni 70. Per Tronti in qualche modo quel percorso è implicito nell'esperienza operaista, almeno nella sua esperienza operaista, anche qua c'è molto di ricostruzione ex post. Ci dice Tronti nell'intervista che la soggettività operaia dovesse fornirsi in fondo di una teoria politica altrettanto forte quanto era forte la sua soggettività sociale. Quindi una teoria forte della politica per una teoria realistica della politica. Questa è stata una cosa che c'era già implicita prima e che il discorso sull'autonomia del politico rende soltanto esplicita e non è affatto in contrasto con l'esperienza operaista. Quindi Tronti ci dice c'è una soggettività sociale forte che ha dato tutto quello che poteva dare, che ha fatto tutto quello che poteva fare. Adesso ci vuole una altrettanto forte teoria politica. Perché senza quella congiunzione della soggettività sociale con l'autonomia del politico non si dà possibilità di trasformazione rivoluzionaria. Però, prosegue Tronti, appunto mettendo in evidenza lui stesso i limiti del suo percorso, quella fu appunto una strada abbastanza isolata. Mentre l'operaismo ricreò un collettivo, questo discorso sull'autonomia del politico è stata un'esperienza abbastanza solitaria. Assieme ci fu un gruppo di giovani collaboratori, ma insomma non era certo paragonabile al collettivo che fece poi le riviste operaiste di cui parliamo. Tronti ci dice, secondo lui c'è implicito nell'esperienza operaista il percorso dell'autonomia del politico, e al contempo lo stesso Tronti ci dice è stata un'esperienza solitaria prevalentemente ricerca teorica. Ne potete trovare una traccia sicuramente interessante nei due tomi usciti per Feltrinelli, dovevano uscire di più ma si sono limitati a due, di rilettura delle figure del politico moderno, no? L'idea originaria era di fare questi volumi da Machiavelli, Hobbes, fino ad arrivare a Carl Schmitt. Nella sua traduzione pratica però non portò a risultati tangibili, e dove portò a risultati tangibili fu non solo disastrosa ma fu appunto contrapposta ai movimenti, fu travisata dal Partito Comunista nell'autonomia del partito contro l'autonomia di classe, no? Potremmo dire in un rovesciamento reazionario rispetto all'origine operaista. L'operaismo nasce dall'idea che l'autonomia di classe venga prima e che al limite il partito debba essere una tattica utilizzata dall'autonomia operaia. Qua si rovescia tutto quanto, no? E l'autonomia del partito agisce immediatamente contro l'autonomia operaia e l'autonomia di classe.
per usare in modo semplificato i termini schmittiani, potremmo dire che la politica come amministrazione si è da subito mangiata il politico come conflitto. Schmitt è questa qua, un po' Schmitt ritiene che vi sia nella modernità una ferita originaria insanabile dal punto di vista della politica. La politica è al contempo politica come amministrazione e politico come conflitto. La politica come amministrazione non riuscirà mai a diciamo suturare il politico come, come conflitto. Questa è diciamo la grandezza, no, di Schmitt. In qualche modo l'autonomia invece del politico come conflitto diventa appunto nelle mani del Partito Comunista l'autonomia dell'amministrazione e della gestione dell'esistente, dell'amministrazione dello Stato. E tuttavia possiamo dire che se non sono condivisibili le risposte fornite dall'autonomia del politico, appunto dove si risolvono l'utilizzo di un partito che da tempo non risponde più alla composizione di classe, la domanda e il problema che quell'ipotesi porta con sé sono restate del tutto irrisolte, no? Quel problema di come le lotte operaia, la forza operaia, l'operaio non nel senso inteso dell'operaio massa, ma la forza dell'operaietà, possa in qualche modo arrivare a mettere in discussione, a rompere con il dominio il problema di un nuovo, diciamolo ancora in termini diversi ma che sono quelli che abbiamo già visto, il problema dell'organizzazione all'altezza dell'autonomia italiana. Quello rimane il nodo irrisolto di tutte le esperienze operaiste. La parte dei militanti che rompe con potere operaio al convegno di Rosolina da vita a quell'esperienza che sarebbe poi diventata l'autonomia operaia organizzata, a partire soprattutto dal radicamento di alcuni interventi di fabbrica, l'Assemblea Autonoma di Porto Marghera, i collettivi operai milanesi dell'Alfa Romeo, della Face Standard, della Sizzines. Si incontrano a Milano con un altro gruppo che si sta sciogliendo. Nel 73 non si scioglie solo Petro Operaio, ma si sciolgono altri gruppi. Uno di questi gruppi che si scioglie è il gruppo Gramsci, che è un'impostazione che potremmo dire più classicamente marxista-leninista, di cui fanno parte alcune figure come Romano Madera, Giovanni Arrighi, che poi diventerà un importante teorico della War System Theory, Carlo Formenti, di cui forse avrete letto L'evoluzione continua negli ultimi 10-15 anni, Paolo Gambazzi, che diventerà un filosofo abbastanza riconosciuto. Il documento di scioglimento del gruppo Gramsci è un titolo significativo, un passo avanti dal gruppo all'organizzazione dell'autonomia operaia, fare un passo in avanti. No, quindi capite che anche un gruppo con un'impostazione più classicamente ML si rende conto che quell'impostazione lì di gruppo non funziona più, quella forma organizzativa segna il passo. Quindi bisogna fare un passo in avanti e riuscire a cogliere appunto quegli elementi di novità dentro la composizione di classe, la composizione sociale, cogliere evidentemente il problema di come ci si organizza dentro la nascente autonomia operaia. Nel marzo del 1973 è uscito il primo numero del quindicinale del gruppo Gramsci, che si chiamava Rosso. Rosso nasce originariamente come quindicinale del gruppo Gramsci. Nel momento in cui era diciamo il quindicinale politico che affiancava una rivista teorica del gruppo Gramsci, si chiamava Rassegna Comunista. Dall'incontro dei due gruppi in scioglimento, quindi del gruppo di potere operaio, del gruppo che esce da potere operaio da Rosolina, e dal disciolto gruppo Gramsci, Rosso assume una nuova natura, diventando significativamente nel sottotitolo giornale dentro il movimento, no? Quindi il passo avanti e la necessità di trovare nuove forme di organizzazione viene sintetizzato come giornale dentro il movimento. E vediamo anche qui, ancora una volta,
una delle caratteristiche dell'impostazione operaista è il tentativo di fare delle crisi uno spazio di possibilità, l'occasione di un salto in avanti. La crisi di un gruppo, una crisi di una forma organizzativa non è intesa nel senso dello scioglimento o nel senso del tornare a casa, del ritorno, del riflusso. Intesa invece come possibilità per fare un salto in avanti, no? Le forme organizzative non sono eterne. Quindi questo c'è chiarezza nell'operaismo. Se voi pensate, le esperienze di cui stiamo parlando sono tutte esperienze che arrivano alla rottura dopo 3-4 anni. Quaderni Rossi entra in crisi praticamente dopo un annetto. Classe operaia dura 3 anni. Potere operaio dura dal 69 al 73. L'autonomia operaia poi dal 73 al 79, poi ovviamente ci sono anche altre, interviene poi il 7 aprile, il forte attacco dello Stato, eccetera. Però ecco, non c'è mai un'idea di eternità dell'organizzazione, e questo credo che sia un dato importante. C'è questa idea pachidermica, in fondo burocratica, che poi invece sarebbe diventata, no? Se noi guardiamo anche alle esperienze contemporanee, diciamo dalle esperienze della sinistra radicale, le esperienze dei movimenti, fino ad arrivare ai centri sociali, ci si vanta di abbiamo 15 anni, 20 anni che siamo lì, 30 anni che siamo lì, 70 anni che siamo lì, che questo dovrebbe essere un problema, invece viene visto come un fatto di vanto, ma non è che il tempo sia un fatto di essere lì da 30 anni, non significa assolutamente nulla, anzi, il problema è da 30 anni che cosa hai fatto, di che cosa ti sei accorto. Invece qua abbiamo delle esperienze in grado a un certo punto di dire, abbiamo visto, classe operaia, l'ultimo numero dice ce ne andiamo, qua è finita e adesso apriamo dei nuovi percorsi, il potere operaio si scioglie. Quegli altri, gruppo Gramsci, pur provenendo da una storia diversa, dicono facciamo un passo in avanti, non è un passo indietro ma è un passo in avanti. Lei è sempre vista come una possibilità di un salto in avanti, ma non solo dal punto di vista idealistico o del wishful thinking, ma proprio dall'idea che l'organizzazione deve sempre essere adeguata in rapporto alle mutazioni della composizione di classe. Se l'organizzazione rimane uguale a se stessa dentro i mutamenti della composizione di classe, è semplicemente un'organizzazione. Questo è, diciamo, una cosa importante da sottolineare. Ciò non significa che allora tutte le rotture dentro la storia dell'operaismo siano state sensate. Molte non lo sono state, non, attenzione, e c'è stata anche molta ricchezza soggettiva che è andata dispersa, che si è frammentata. Questo va detto per non fare poi una ricostruzione lineare e teleologica. Però ecco, questa capacità di vedere la crisi come uno spazio di possibilità e questa idea di non eternità dell'organizzazione credo che sia un qualche cosa da sottolineare proprio dal punto di vista del metodo. E l'alleanza, diciamo, tra parte proveniente dal potere operaio e la parte del disciolto gruppo Gramsci in realtà non dura molto, nel giro di un anno e mezzo, due anni gli ex dirigenti del gruppo Gramsci escono da Rosso, mentre Rosso diventa il punto di riferimento dell'autonomia operaia organizzata. Rosso è concentrato soprattutto al nord, stringe inizialmente un rapporto con i comitati autonomi operai di Roma, che nel 1974 fanno un loro giornale che si chiama Rivolta di Classe. L'alleanza si consumerà prima del 1977, a quel punto i comitati autonomi operai e i collettivi autonomi operai daranno vita ai Volsci, di cui escono 11 numeri fino all'ottobre del 1981. Lì, diciamo, le attenzioni soprattutto rivolte alle lotte nei servizi contro il lavoro nero, che costituivano il grosso, diciamo, dei comitati autonomi operai romani, e poi anche una forte attenzione che trovate nei numeri dei Volsci al nascente movimento antinucleare a partire dal 1978. I comitati romani hanno una genealogia diversa. Sì. Ho capito una cosa, i Volsci quindi erano interi all'autonomia operaia,
esterni? No, erano... i Vosci è il giornale che nasce dopo il 77, dalla rottura tra la componente dei comitati autonomi operai e il rosso, diciamo, dell'autonomia operaia organizzata. Sono collegati nel posto. Si definiscono autonomi. È un'autonomia diversa, è un'autonomia che ha anche una genealogia diversa. Mentre, diciamo, l'autonomia, quella del nord, quella di cui stiamo parlando, legata a Rosso, viene direttamente da potere operaio, dalle esperienze operaiste, l'autonomia romana ha un'altra provenienza. Ad esempio, Vincenzo Migliucci, che è stato uno dei leader storici dei Volsci, veniva dal gruppo del Manifesto, e hanno anche un'impostazione diversa, un'impostazione che potremmo definire più classicamente movimentista, come la definivano loro, luxemburghiana. Nel 78, se non ricordo male, c'è un dibattito, comunque all'indomani del 77, tra i Volsci e Rosso, un dibattito sull'organizzazione, sulla forma dell'organizzazione. Vedete come il dibattito poi torna continuamente. I Volsci fanno uscire un articolo dal titolo "Per il movimento dell'autonomia operaia", che sintetizzano anche in un infelice acronimo MAO, il movimento dell'autonomia operaia tutte con le maiuscole, a cui Rosso risponde formulando l'ipotesi "Per il partito dell'autonomia operaia". Entrambe le posizioni poi si scontreranno anche con i limiti e le difficoltà di un'adeguata traduzione pratica. Quindi Pao. Pao. Mao contro Pao. E ecco, lì fortunatamente non c'era acronimo. Rosso è stato da subito attento alle emergenti questioni del proletariato giovanile, delle trasformazioni produttive, con il declino dell'operaio massa e la teorizzazione della nuova figura dell'operaio sociale. Troveranno spazio su Rosso appunto le tematiche legate, ad esempio, al femminismo, che saranno sicuramente trattate in modo molto diverso rispetto ai precedenti potere operaio. E l'ultimo numero di Rosso esce nel maggio del 79, quindi il mese dopo, alla carrettata del 7 aprile, che colpisce l'area dell'ex potere operaio e dell'autonomia, e poi nella retata del 21 dicembre a Milano. E l'altra parte di potere operaio, quella che a Rosolina si schiera per la continuità dell'esperienza, dicevamo, il gruppo romano legato a Franco Piperno, i fiorentini, i veneti, Oreste Scalzone, eccetera, va avanti per un paio di anni fondamentalmente, formalmente fino al 1975. Segretario di potere operaio dopo Rosolina diventa Mario Dalmaviva. Nel 1974 esce fuori dalle linee in occasione della seconda occupazione della Fiat, quindi un tentativo in qualche modo di ricollocare, ripensare l'intervento operaio. Nel luglio del 1975 esce il numero unico di una rivista chiamata Linea di Condotta, ancora una volta con un titolo brechtiano. Ricordate che Linea di Condotta era intitolato anche l'introduzione di Operai Capitale di Tronti. Linea di Condotta nel 75 cerca in qualche modo di ricomporre i frammenti usciti da potere operaio, quei frammenti che non hanno seguito il percorso dell'autonomia di Rosso. Il sottotitolo è "Materiali sulla crisi dell'organizzazione operaia". Ancora una volta vedete la centralità della questione, crisi organizzazione, che ritorna continuamente nel dibattito. Fanno parte dell'esperienza di Linea di Condotta, tra gli altri, Lauso Zagato, Paolo Virno, Daghini, Mario Dalmaviva, Scalzone, Magnaghi, Paolo Benvenu. E di particolare rilievo da leggere è l'editoriale scritto da Franco Piperno, che si chiama "Da potere operaio a linea di condotta", in cui potete trovare molti delle ipotesi contenute nel tentativo di un rilancio dell'esperienza di potere
Quattro anni dopo, nel 1979, proprio all'indomani del 7 aprile, lo colpisce vari redattori della rivista, esce Metropoli, che raccoglie in parte le stesse figure. Questa volta il tentativo è di connettere i diversi soggetti del movimento del 77 dentro un'area larga, con l'ipotesi di una autonomia possibile dentro un ragionamento sulle nuove forme di soggettività e di crisi del lavoro salariato. Complementare a Metropoli è una pubblicazione di approfondimento teorico che esce già l'anno prima e si chiama Preprint. Tra il 75 e il 78 continuo, giusto per dare un panorama complessivo delle varie esperienze che escono dallo scioglimento di Potere Operaio, tra il 75 e il 78 esce Senza Tregua, una rivista che raccoglie un'altra parte dei fuoriusciti di Potere Operaio, ad esempio quella legata a Oreste Scalzone, il cui baricentro soprattutto a Milano e in particolare l'intervento alla Magneti Marelli, il giornale è legato a quella che sarà poi l'esperienza dei comitati comunisti rivoluzionari. Uno dei temi centrali è il controllo territoriale autonomo, che era associato anche a delle pratiche concrete, no? L'idea erano tutti tentativi in qualche modo di come ci si organizza, no? Laddove c'è un passaggio dall'operaio massa all'operaio sociale, come ci si organizza laddove bisogna uscire dai confini, dai cancelli della fabbrica. L'idea del controllo territoriale autonomo, che poi ha portato anche ad alcune esperienze concrete in alcuni quartieri di Milano, era proprio quello del controllo di alcuni quartieri, quindi un controllo armato dentro questi quartieri, veniva dato vita delle esperienze di esproprio proletario, proprio di rivendicazione immediata di potere. Dalla costellazione operaista viene fuori anche una rivista, anche in questo caso non legata a concrete esperienze organizzative, ma che è di particolare importanza dal punto di vista della ricerca teorica, in questo caso della ricerca soprattutto storiografica. La rivista si chiama Primo Maggio, anche in questo caso potete trovare diciamo la ristampa con derive a Prodi. Fondano la rivista nel 1973 Sergio Bologna, Bruno Cartosio e Franco Mogli. Da subito, programmaticamente, Primo Maggio si pone al di fuori degli schieramenti e dei gruppi, anzi guarda in modo critico appunto le dimensioni iperorganizzativistiche dei gruppi, e ha come obiettivo quello di creare riflessione e dibattito attorno a questioni importanti, anche originali. Va citato ad esempio il discorso, il dibattito su Marx e la moneta, in cui spiccano gli interventi di Sergio Bologna, di Lapo Berti, di Cristian Marazzi, le embrionali ricerche sui trasporti e sulla logistica, soprattutto firmate da Sergio Bologna, e cerca di dar vita a una storiografia militante che assume da subito un respiro internazionale. Già la volta scorsa, nella prima lezione, ricordavamo tutto il filone di ricerca legato alle lotte operaie americane, che vivevano sotto una cappa di piombo del Partito Comunista, secondo cui venivano sempre sottaciute le lotte operaie negli Stati Uniti, perché tutto ciò che arrivava dal cuore dell'imperialismo veniva ritenuto in qualche modo complice, connivente o integrato. Invece la rivista Primo Maggio, soprattutto con la ricerca sugli IWW, quindi Industrial Workers of the World, ci fa vedere appunto la straordinaria ricchezza, anche la straordinaria forza delle lotte operaie americane. Quando dicevamo prima il keynesismo, il New Deal sono una risposta al terrore da parte dei padroni per il 17 sovietico, attenzione, il New Deal è stata anche una risposta alla forza delle lotte operaie negli Stati Uniti. Industrial Workers of the World ci dicono
i compagni di Primo Maggio, è un modello che andrebbe studiato anche perché in qualche modo prefigura una serie di problemi dal punto di vista organizzativo che noi ci troviamo oggi di fronte. Non è l'organizzazione tradizionale degli operai di fabbrica, è l'organizzazione invece di una forza lavoro dispersa, mobile e migrante. Quelle caratteristiche che poi in qualche modo ci saremmo ritrovati a partire dagli anni 70 fino ad arrivare oggi al precariato. La rivista slegata appunto dalle diatribe dei gruppi in realtà va avanti molto anche oltre gli anni 70, arriva addirittura fino all'autunno del 1988 quelle pubblicazioni con il numero 29. Da segnalare, vale veramente la pena di leggerlo, nel 77 La tribù delle talpe, che è appunto una raccolta di saggi analisi che analizza in modo estremamente ricco e originale appunto il movimento del 77. Va infine ricordata l'esperienza prevalentemente bolognese di Attraverso, che inizia le sue pubblicazioni nel 1975 come supplemento a Rosso formalmente, per iniziativa soprattutto di Bifo e dell'area appunto dell'autonomia bolognese che si definiva, che è stata identificata con il nome di area creativa. L'attenzione è posta soprattutto sui nodi del linguaggio, della nuova composizione giovanile, con una ricerca grafica visibile in tutti i numeri del giornale, avete presente Attraverso, anche in questo caso abbiamo diciamo questo libro ricostruisce insomma i tratti significativi e importanti. In una critica continua alle ideologie e alle organizzazioni, una critica continua al ruolo oppressivo del PC e del socialismo realizzato, e con una forte attenzione soprattutto al tema del rifiuto del lavoro. Trovate, diciamo, tra l'altro, è uscito di recente questo libro 40 anni contro il lavoro, in cui vengono raccolti vari articoli che Bifo pubblica anche su Attraverso, che danno sicuramente un'idea anche dei caratteri di forte anticipazione e pregnanza, non solo teorica ma pratica, di quell'esperienza. Allora io volevo concludere sulla questione dell'operaio sociale, ma vi propongo una pausa magari di 5 minuti, e sottolineando appunto, come abbiamo visto, appunto il ruolo delle riviste le riviste hanno avuto nella storia delle varie esperienze operaiste. Cioè, le riviste non sono semplicemente strumenti teorici, ma sono strumenti al contempo di organizzazione del discorso e della pratica politica, o in alcuni casi sono proprio diretta espressione dell'organizzazione. Allora io propongo una pausa proprio brevissima di 5 minuti, poi riprendiamo e affrontiamo l'ultima parte sull'operaio. Perché credo che sia piuttosto... Sì, la faccio breve perché poi la riprenderemo comunque anche successivamente. La sensazione è che finché la cultura operaista, tutte le sue sfaccettature, è rimasta legata alla mappa, meglio che la ha saputo sviluppare una sua analisi strutturata, coerente e anche con una forza di cambiamento, al di là che sia come sia finita nel momento in cui si è provato a elaborare un passato, si è andato nello spando più fatale. Adesso anche le derive che hanno assunto poi tutte le culture post sono in qualche modo forse l'espressione politica di un fallimento, ma a monte c'è il fatto che secondo me, ma questo è il mio limite della comprensione, non vuole essere una verifica che ha provato a elaborare, però
c'è la sensazione di uno spazio teorico e in qualche modo ragionamenti arruffati, molto astratti, che però hanno perso, posto la questione, ma poi non hanno perso una pregnanza anche materiale, che serve se vuoi dare una forma emozionale, poi magari delle analisi talmente astratte che non trovano una concretizzazione niente, e se la trovano la trovano in quale molto contraddittorie. Allora infatti vorrei fare appunto la questione, porre alcune letture e poi la prossima volta okay, riprendiamo la cosa sì, provo come futuro anteriore del mondo di un gioco. Per capire chi si fa, cioè che fare. Certo. Non è questo un passaggio da riprendere, che poi anche capire. Certo, certo, quell'esperienza di Eka, quello che hai rimasta, sinceramente, delimitate. Sì. Anche se oggi dici rimane, ci rimane il problema. Certo. Però paradossalmente non ci fanno fare, paradossalmente se guardiamo la composizione di classe, io trovo molta più facilità di trovare dei punti rispettivi tutte le differenze del campo tra certe figure che portano oggi, no, come certi soggetti che non prendo come riferimento per il sociale, cioè se io pensassi io devo pensare a fare il sociale, non riesco a rispondere, se io penso che si dice di fare ai lavori della logistica, io sono una competenza anche con gli altri, non sono una cosa, sulla fabbrica e lenti, queste concentrazioni monetarie, dice che dopo il mento operaio non vede più